emoziona il fatto che sono riuscita a riprendermi la vita. Vedere ogni giorno, anno dopo anno, piccoli ma importanti miglioramenti mi fa sentire ancora guardia parco. Sono affezionata alle mie marmotte, di cui già mi occupavo nel passato e che osservo tuttora e che per me sono animali graziosi e simpatici. Sono contentissima di questo lavoro, sempre affiancata da guardiaparco e ricercatori che mi aiutano nelle osservazioni. Il ritorno sul campo mi regala ogni volta momenti piacevoli. Grazie alla vicinanza continua dei colleghi che mi accompagnano e mi seguono con pazienza e ammirazione, e per questo li ringrazio. E essere qui mi permette di stare sempre a contatto con la natura e la montagna, che tanto adoro. In questo ambiente mi sento viva e apprezzo sempre di più i veri valori della vita: la salute, il lavoro, la famiglia e la fede. Il mio recupero psicofisico continua tuttora. Ringrazio tutti i fisioterapisti, medici, psicologi, familiari e amici. Al momento dell'incidente ero forte fisicamente perché ero appena diventata campionessa mondiale di corsa in montagna. Avevo vinto la mezza maratona da Zermatt a Cervinia. Ero forte anche mentalmente perché è da poco che ero laureata in scienze naturali. Quindi avevo una mente attiva e questa forza si è conservata. E dopo l'incidente l'ho usata quando più avevo bisogno, quando maggiormente necessitavo. Già prima dell'incidente ero grintosa e determinata. Mi ponevo degli obiettivi e ce la mettevo tutta per farcela. E adesso ancora di più. Io mi identifico nel camoscio perché quando correvo ero molto agile e veloce sui pendii, proprio come un camoscio. E come dice giustamente l'ispettore, un camoscio non si può tenere in gabbia, bisogna dargli la libertà. E così eccomi qua a Orvieille a lavorare sul territorio, e un grazie a lui per questo bel regalo.
qualcuno mi paragona anche a una lince, perché non smetto mai di combattere, e forse ha anche ragione.